Vorrei pregare nel campo di lingue se potessimo fare un canto più sommesso per poter ascoltare eventualmente altre voci che vengono dall'alto, perché potremmo anche noi occultare con canti troppo forti l'eventuale partecipazione dei conceresti. E poi il canto sommesso può essere più armonioso, più dolce, più invitante. Questa è la cosa che lo Spirito vi darà, perché non possiamo dare regole su tante lingue, però possiamo dare delle indicazioni per meglio favorire l'esercizio di questa carità. Bene. Questa sera tratteremo di due frutti dello Spirito che hanno una certa somiglianza e sono la bontà, agapicine, e la benevolenza, prestotes. Hanno molto somiglianza perché sono la bontà e la benevolenza. Bontà che è sempre la radice della benevolenza. Benevolenza che esprime la bontà e che tante volte è tradotto come benignità, amabilità, affabilità. Ma per procedere con ordine e con maggiore precisione per quanto si può, perché questi termini quasi si equivalgono, noi cominciamo a parlare della bontà, la bontà che è la radice della benevolenza, la radice dell'amabilità, della benignità, dell'affabilità, ed è quel tratto buono che noi abbiamo agendo in comunità e che edifica la comunità stessa. Un giorno si presenta al Signore un giovane ricco, abbiamo ascoltato il testo del Vangelo, maestro buono, che cosa devo fare? Gesù risponde, buono, ma buono c'è soltanto Dio. In realtà Dio è buono, cioè la bontà è proprio di Dio, perché Egli è il bene e il sommo bene. Per questo Egli vuole il bene e fa il bene. Vogliamo per un momento considerare questa bontà radicale di Dio, da cui discende ogni bontà nel mondo, negli uomini e nelle cose. Anche nelle cose, perché tutte le cose di Dio sono buone, portano la firma di Dio, che è buono. Signore, tutte le cose che tu hai creato sono buone. Se tu trovassi qualche cosa non buona, non l'avresti creata. Il tuo spirito è in ogni cosa. Ora, se tutte le cose sono buone, ogni bontà
che sulla terra, che nelle creature, è riflesso della bontà di Dio. Egli è il bene, il sommo bene. E questa bontà di Dio si manifesta così nel governo del mondo. Si manifesta nella provvidenza. Egli pensa a tutti gli uomini. Guardate gli uccelli del campo, e gli uccelli non seminano, non mietono, eppure il Padre vostro riceve di tutto. Guardate i fiori dei campi, essi non tessono la loro veste, eppure sono vestiti meglio di Salomone. E allora voi che siete figli, guardate questo Padre del cielo che vuole. Questo Padre che fa piovere sui buoni e sui cattivi, e fa maturare i frutti per i buoni e per i cattivi. Egli è veramente buono nella sua provvidenza. Se voi che siete cattivi, dice Gesù, quando il figlio vi domanda un pane, non date una pietra, e quando vi domanda un biscotto, non date una terza, quanto più il Padre vostro dice che è buono, non darà cose buone ai tuoi figli. Dunque noi tutti siamo cattivi, qui non ci piove, però il Padre nostro dice è buono, e ogni bontà scende da Lui. Ed è da Lui che noi maturiamo la nostra bontà. Come il Padre è buono, così anche il Figlio è buono. Gesù venne in questo mondo e mostrò tutta la bontà del Padre. Mostrò il volto benigno del Padre. Dice Tito, cioè Paolo e Tito, e appassa l'umanità, la benignità, la bontà del Signore vostro Gesù Cristo. Questa bontà di Dio si manifesta non soltanto nella provvidenza, ma si manifesta soprattutto nella misericordia. Dio è misericordioso. È misericordioso con tutti. Ricordate il detto di Dio, che è lento all'ira, lento all'ira. Mentre è sempre propizio alla misericordia, egli castiga per tre generazioni, ma benedice fino a mille generazioni. Quando Mosè è sul monte, capitolo 34 dell'Esodo, vuole vedere Dio, e Dio lo nasconde nella roccia, poi Dio passa, e allora ecco la voce, il misericordioso sta passando, Dio ricco di misericordia, ecco la bontà di Dio, egli che è il cuore tenero verso gli indigenti, i poveri, gli orfani. Egli che nella desolazione si prende cura dei deboli e raccomanda di avere cura dei deboli, dei poveri, dei meschini, dei Nevi'im, degli Anavim,
questo Dio pieno di misericordia e d'amore. Questo è il nostro Dio, appunto perché è buono. Eppure perché è buono Dio, non soltanto è provvidente, non soltanto è misericordioso, ma perdona, perdona sempre. Perdona sempre. Quando lo scelerato, l'empio, commette un peccato e si pente, Dio è sempre pronto a perdonare. Tutta la vecchia storia, la vecchia storia sacra, narra la misericordia del Padre. Gesù comparisce in questo mondo buono, figlio di suo Padre. Filippo, chi vede me, vede il volto del Padre mio. Gesù predica la misericordia, predica l'amore, predica la bontà. E è buono, misericordioso verso tutti. Sappiamo tutti. Il Vangelo, non è il caso di insistere sul Vangelo. Proprio nella messa di oggi abbiamo la parabola del vignaiolo, del padrone che ingaggia così quelli che lavorano la terra a giornata e poi alla fine paga ugualmente un denaro e paga un denaro all'ultimo che è venuto e poi i primi si mettono d'accordo e mettono avanti uno il quale fa le sue rimostranze e il padrone dice perché tu sei malvagio io non posso essere buono. Ecco il padrone è buono e dà oltre la giustizia perché questo è proprio ed è la caratteristica della bontà, andare oltre la giustizia, fare trionfare la bontà, la misericordia, l'amore. Io misericordia voglio e non sacrificio. Ricordate le accuse che fanno Gesù. Perdona i peccatori, tratto con le prostitute, perdona la Maddalena, la peccatrice. E poi le bellissime parabole del capitolo 15 di Luca, le parabole della gioia di Dio, della misericordia del Padre, la pecorella smarrita, la dramma smarrita, il figlio prodigo, il padre che aspetta il figlio, che quando il figlio ritorna lo abbraccia, fa banchetto, ammassa il vitello grasso, scorda tutte le malefatte del figlio, gli mette l'anello al dito, l'anello con cui si autenticano i decreti, lo restituisce nella sua dignità, lo veste con gli abiti belli, e al figlio maggiore giustifica il suo modo di comportarsi. Così c'è più gioia in cielo per un peccatore che torna a penitenza che per 99 giusti che non hanno bisogno di perdono. E Gesù che si dimostra come suo padre, predica come gli ha detto il padre e pratica la misericordia, l'amore, la bontà, è buono verso tutti. E qualora lo Spirito Santo crea in noi la bontà del Padre, la bontà del Figlio. E allora l'uomo spirituale è buono, cioè irradia bontà.
nel suo ambiente ed è benevolo, cioè fa il bene e vuole il bene. Ed è un frutto prezioso, se in una comunità noi abbiamo molti buoni, la comunità è costituita nell'amore del Signore, la comunità gioisce. Essere buoni come il pane che è buono, il pane fragrante, però il pane quando è ammuffito anche in una parte non è più buono, non si può mangiare. Quando il pane è indurito non si può mangiare. Il pane per essere buono deve essere buono, fragrante della giornata. E il pane quotidiano che noi domandiamo al Padre. E soprattutto il pane dell'Eucaristia, è il pane buono che noi mangiamo. Noi diciamo buono come il pane, perché nel pane c'è ogni bontà. E noi dobbiamo essere buoni come il pane. Che significa di essere buoni sempre, come il pane fresco è sempre buono, buoni con tutti, non parzialmente, ma totalmente. Essere buoni in comunità, voler bene tutti e fare del bene a tutti. E diventare come Eucaristia. Gesù nell'Eucaristia spezza se stesso come pane, dà se stesso come vino. Inebria la nostra vita, profuma la nostra vita. Così anche noi nella comunità dobbiamo essere buoni come il pane, spezzare noi stessi come pane per i nostri fratelli, perché tutti ne possono mangiare e gustare quanto è soave il Signore. Dobbiamo dare il vino della nostra gioia, della nostra rarità, della nostra bontà ai nostri fratelli, alle nozze di Cana. Lo sposo dice, lo sposo ha conservato il vino buono, e l'architrino, chiamando lo sposo, gli dice: tu hai conservato il vino buono fino a questo momento. Essere vino buono nella nostra comunità, vino generoso, fragrante, che porta la gioia, la tranquillità, che profuma la comunità con la sua bontà. Essere come l'Eucaristia, pane spezzato per i nostri fratelli, pane che gli altri possono mangiare e mangiando benedire il Signore, essere vino che gli altri possono bere e inebriati possono benedire il Signore. Non si raccomanda mai abbastanza di essere buoni. Ma che cosa si oppone nella comunità alla bontà nostra? Ci sono tre punti da esaminare in cui si incaglia la nostra bontà. Innanzitutto la indifferenza. Tante volte noi siamo indifferenti gli uni verso gli altri. Ossia si passa accanto al fratello, non ci accorgiamo del fratello. È un grande male nella comunità, l'indifferenza. E dobbiamo evitare l'indifferenza, occuparci gli uni degli altri ed essere buoni gli uni con gli altri.
c'è un altro male, ed è l'avversione, un grado maggiore, o per antipatia naturale, o per un giudizio che noi facciamo, oppure per una prevenzione che abbiamo, oppure per qualche cosa che ci hanno raccontato e che noi abbiamo accolto, siamo avversi a quanto fratello. L'uomo buono non fa così. Non è avverso a nessuno. Non giudica nessuno. Tutto copre la prima vista della carità. Perché carità e bontà si equivalgono. E poi c'è un terzo male, ed è la cattiveria. Tante volte abbiamo in comunità delle persone cattive, che parlano male, agiscono male, e queste sono la spina della comunità. Ma noi con la bontà dobbiamo vincere la cattiveria. Ce lo dice San Paolo ai Romani. Vinci il male con il bene, moltiplicando il bene, moltiplicando la nostra bontà, noi accumuliamo carboni ardenti sul fratello e noi procuriamo un grande bene a tutta la comunità. E allora noi diciamo che la bontà è il frutto che deve maturare in ciascuno di noi, che deve maturare in ogni comunità. È il frutto dello Spirito. Sforziamoci di operare insieme, in comune, il bene. E aiutiamoci scambievolmente, perché nell'aiuto scambievole, nell'accordarci insieme, nel fare il bene, noi mostriamo la bontà del Padre, la bontà del Figlio, noi facciamo rivivere lo Spirito buono, lo Spirito Santo. Che tutti possiamo essere buoni, questo è l'augurio che io faccio a ciascuno, in modo che ognuno possa mangiare dell'altro, che ognuno sia pane buono per il fratello e per la sorella, che ognuno offre come in un'agata continua il vino da bere al proprio fratello, in modo che nella comunità risplenda il volto di Dio, il volto del Padre, rispetto il volto del Figlio di suo benedetto. Andiamo adesso all'altro frutto su cui voglio un poco fermarmi, è questo testo che viene tradotto benevolenza oppure viene tradotto benignità. Oppure può essere anche tradotto amabilità, oppure può essere tradotto anche così affabilità, gentilezza. Sono espressioni che si equivalgono. Noi mostriamo la nostra bontà con i fatti, ma mostriamo la nostra bontà con le parole, con i gesti, con i comportamenti. E allora siamo benevoli, benigni, affabili, amabili. È un punto importante questo, perché dobbiamo rendere felice il prossimo, metterci tutti a disposizione gli uni degli altri. Ed è un frutto squisito, questo della benignità, della dolcezza, della amabilità, è il frutto squisito dell'amore e dell'umiltà. Quanto più noi siamo pieni di amore, quanto più noi siamo umili, tanto più siamo benigni gli uni verso gli altri. Qui dovremmo noi cominciare ad esaminare la nostra condotta, ma prima di esaminare la nostra condotta vediamo la benignità di Dio, la benignità di Gesù e quegli esempi di benignità che troviamo nella Sacra Scrittura,
e che servono come paradigma per noi, come specchio per noi, per essere anche noi benigni, sensibili gli uni agli altri, socievoli, affabili, e avere la dolcezza del miele sulla nostra bocca, la dolcezza del dattero nelle nostre operazioni. Come noi dimostriamo la nostra benignità? In due maniere particolari. Prima con le parole. E qui noi citeremo diversi testi del Nuovo Testamento, dove ci si dice di usare parole buone, parole dolci, parole accoglienti gli uni verso gli altri. E poi con l'accoglienza che noi dobbiamo fare ai nostri fratelli, con la cortesia che dobbiamo mostrare in tutto il nostro modo di agire, con la gentilezza di comportamenti che creano un'atmosfera bella dentro i nostri gruppi e che ci rendono amabili gli uni verso gli altri. E allora vogliamo incominciare a prospettare alcuni punti, o meglio alcune immagini, l'immagine del Vecchio Testamento che preferisco questa sera, quella di Rebecca. È un esempio di cortesia, di gentilezza, di benignità, che procede da un animo buono. Abramo deve prendere una sposa per il suo figlio, Isacco, e spedisce nella terra dei suoi padri Eliezer, il capo della sua servitù, un uomo filato. E gli dice: scegli una ragazza tra i miei parenti, adatta per l'erede, Isacco, il figlio della promessa. Eliezer è un uomo pio, ha fatto un giuramento ad Abramo di scegliere la ragazza più adatta per il suo signore Isacco. E siccome il nome pio prega il Signore: Signore, io ti prego, vieni incontro. Vieni incontro perché io scelgo la persona adatta. Ecco, io mi accampo accanto a questo pozzo, non ho come bere, non ho come far bere i miei 10 cammelli, perché era andato con un seguito di 10 cammelli, ma che la persona che mi venga incontro sia quella che mi possa indicare a chi rivolgermi per trovare la ragazza adatta per il mio signore Isacco. E mentre prega così, ecco, viene Rebecca, viene ad attingere l'acqua con la secchia. Eliezer trasalisce di gioia, la ragazza è molto bella e si presenta bene. E allora egli tenta la ragazza per esplorare il suo animo e dice: dammela bene, ok. E la ragazza prende la brocca, la mette sul braccio e poi china la brocca e dice: bene la brocca. È un atto di gentilezza, di cortesia verso questo sconosciuto. Questa cortesia, questa amabilità, questa gentilezza colpisce di essere. E dice: Signore, se questa è la ragazza adatta per il mio padrone, dimmelo, già io vedo che questa è una ragazza buona, una ragazza cortese, amabile, gentile, è la ragazza adatta che io cerco. E poi si accorge che ci sono i cammelli, che hanno 7-10 cammelli, e la ragazza dice: ancora i tuoi cammelli non hanno bevuto.
Per invece che io prenda dal pozzo con la mia secchia l'acqua e così con grande fatica premessa attinge l'acqua per 10 cammelle e le mette nell'abbeveratoio e bevo le 10 cammelle, vedete quanta fatica, quanta gentilezza, quanta amabilità, quanta dolcezza in questa ragazza. Di chi sei figlio? E allora la ragazza dice, bene, io sono figlia, e narra la sua grande, era proprio quello che gli cercava. Allora, vieni, vieni a casa mia, troverai posto per i tuoi cammelli, troverai posto almeno di, così nella mia casa, e paglia per i tuoi cammelli. E mentre sa via, ecco che viene l'abbano, il fratello, perché vede tardare la ragazza. Ma Rebecca non viene, che cosa è successo a Rebecca? E mentre viene incontro, trova Rebecca con quest'uomo, con 10 cammelli, ma trova una cosa nuova, perché Eliezer ha messo un gioiello d'oro alle narici della Rebecca, di mezzo ciclo, e cioè quasi 6 grammi, così, come si usava, come anche le usano tanto, per di più prende due bracciali del peso di 200 cicli, cioè oltre 200 grammi, per cui oltre 100 grammi, per cui la ragazza ha questi monili, queste così bracciali a destra e a sinistra e nelle narici questo anello. Quando l'abbano vede quei gioielli, allora gli luccicano gli occhi e si avvia verso Eliezer, gli dice, sì, vieni a casa mia, vieni a casa mia, ti presento mio padre, ti presento la mia famiglia, poi c'è paglia per i tuoi cammelli, c'è posto per te. Vedete i due atteggiamenti? L'atteggiamento di Labano, che è gentile per interesse, invece Rebecca, che è gentile di cuore, e una persona che riflette la bontà di Dio, in cui vive il Signore. E così poi trattano, Rebecca viene data di sposa ad Eliezer, cioè Eliezer la porta con sé, con le ancelle, e si avvia verso la casa di Abramo. Isacco è vicino al pozzo, medita, è un uomo di preghiera, e quando vede venire la carovana di Eliezer con quella bella ragazza che è su un cammello, dice, chi è quello che sta lontano vicino il pozzo? Eliezer dice, è il tuo sposo. E allora subito la becca si mette il velo, perché non può essere guardato da quel sposo. Come è un diverso le cose, eh? Non poteva essere guardato dallo sposo. E avviene l'incontro, la ragazza si posta davanti a Isacco e tutti e due si avviano nella casa di Abramo. Qui io voglio notare la gentilezza, l'amabilità, la cortesia, la benignità, la benevolenza anche di questa ragazza di fronte a questo straniero, che però era l'inviato di Dio e che egli sentiva che veniva per una grande offerta, l'offerta di entrare nel mistero della progenie da cui sarebbe nato
il Verbo incarnato. Ecco un bel esempio. Andiamo un altro esempio del Nuovo Testamento. Zaccheo. Gesù e Zaccheo. Zaccheo sul sicomoro. Piccolino com'è, sale sul sicomoro per vedere quale è Gesù, quale fattezza abbia Gesù. E Gesù, benigno, dolce, dice, scendi giù, scendi giù, voglio venire a casa tua. Quanta gentilezza, quanta benignità mostra Gesù verso questo peccatore pubblico, perché era un uomo ricco, che si era arricchito a spese di tutta la popolazione, si era arricchito e tutti lo odiavano, ma Gesù è benevolo, benigno verso di lui, lo tratta con gentilezza e il miracolo avviene. Avviene non per un miracolo che Gesù ha operato, ma per la bontà, la benignità, per quel tratto gentile che Gesù mostra a questo che è odiato da tutti, a Zaccheo. Apre la casa, la gioietta nel cuore di Zaccheo, e Gesù dice, oggi la salvezza è entrata in questa casa. E a quelli che mormorano dice, non sapete quello che è scritto, misericordia e voglio non sacrificio. L'episodio del centurione. Il centurione che si prostra davanti a Gesù e chiede una grazia per il suo figlio malato. Gesù è gentile, verrò a casa tua, e lo curerò. Verrò a casa tua, lo curerò. Vedete il tratto gentile di Gesù. Che succede nel centurione? Quella frase, ma signori, io non sono degno che tu entri in casa mia, tu sei Dio, tu puoi comandare, perché anch'io ho dei soldati subalterni, e se dico uno fa questo, lo fa, se un altro dico fa questo, lo fa, tu ti obbedisci, basta che tu comandi. E Gesù non l'ho trovato tanta fede in Israele. Va, tuo figlio vive. Ecco la benignità di Gesù. E così tanti altri episodi che noi possiamo prendere. Se noi prendiamo la Maddalena, o meglio la peccatrice, che sta ai piedi di Gesù, nella casa di Simone il Lebroso, quanta gentilezza di Gesù. Oppure l'altro episodio, di Giovanni 8, l'adultera che è davanti a Gesù, tutti la condannano, ma Gesù con molta gentilezza la tratta, neanche la guarda in viso per non farla vergognare, china la testa per terra e scrive, e poi dice, donna, nessuno ti ha condannato, neanche io, ritorna a casa tua. Ma non peccare più. Sapete, questa pagina è stata stracciata in alcuni codici, nel terzo, quarto, quinto secolo, perché ad alcune chiese sembrava una cosa così invitante al libertinaggio. Gesù che tratta così un'adultera senza una romanzina, non è concepibile. Episodio autentico, è chiaro, è scrittura canonica, ma è così forte il modo di agire di Gesù che in tante chiese quella pagina viene tolta, perché sembrava una cosa enorme questo modo di trattare Gesù, un'adultera. Ma Gesù tratta così benignamente l'adultera e insegna a noi come trattare gli altri. Chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Non volete condannare uno che ha peccato,
Non condannate, non sarete condannati. La verità di Gesù verso Pietro, che lo accoglie. La benignità e la gentilezza che noi vediamo nell'episodio della visita di Maria ed Elisabetta. Guardate quanta gentilezza. Maria si presenta nella casa di Elisabetta ed Elisabetta accoglie con amore, nella luce dello Spirito, quella ragazza che socialmente era inferiore a lei, sebbene Maria fosse a causa di Giuseppe di stirpe regale, però socialmente era una povera donna, mentre Elisabetta era moglie del capo di una classe sacerdotale, Zaccaria, ed era più anziana. Eppure Elisabetta si rivolge con gentilezza a Maria. Maria con gentilezza si rivolge ad Elisabetta. È un incontro fatto nella cortesia, nell'amore, nell'amabilità, che si imprime nella nostra mente e ci invita ad essere così anche nei nostri incontri. E allora, fratelli e sorelle, anche nei nostri gruppi dobbiamo essere benigni gli uni verso gli altri, essere amabili gli uni verso gli altri. L'amabilità, come vi dicevo, si manifesta innanzitutto nelle parole. Ricordate i testi, gli Efesini, i testi ai Colossesi. Nessuna parola brutta sia sulla vostra bocca, nessuna sprezza nelle vostre parole, ma che le vostre parole siano benigne, amorevoli. Cercatevi amorevolmente, trattatevi amorevolmente gli uni gli altri, e con la gentilezza, l'amabilità nel tratto, la cortesia, la benignità che deve diffusere nei nostri gruppi. Dobbiamo avere il miele sulla bocca, il miele sulla bocca. Dobbiamo essere come dei latteri che hanno la dolcezza, o come il miele di api, in modo da favorire nei nostri gruppi il trionfo dell'amore, la dolcezza che è appunto frutto squisito della bontà, dell'amabilità, della benevolenza, e che dobbiamo mostrare non soltanto nelle parole, ma anche nei modi con cui ci accogliamo gli uni verso gli altri. Spesso succede che nei nostri gruppi noi ci trattiamo con asprezza, tante volte ci ignoriamo gli uni gli altri, tante volte siamo avversi gli uni verso gli altri, facciamo dei partiti, abbiamo dei circoli particolari e trattiamo con asprezza i nostri fratelli e le nostre sorelle. Tutto questo nuoce allo spirito di concordia e d'amore che deve regnare nei nostri gruppi. Ma soprattutto io raccomando a me stesso e agli altri di essere perciò buoni, benevoli, benigni, soprattutto nel giudizio. Perché nel giudizio? Perché la gentilezza che noi usiamo, l'amabilità che noi dobbiamo avere gli uni verso gli altri, a meno che siamo ipocriti, procede dal giudizio che noi abbiamo gli uni verso gli altri. Gesù ci raccomanda di non giudicarci gli uni gli altri. Ed è un punto che noi facciamo a Dio quando giudichiamo il fratello.
Tante volte i nostri comportamenti sono frutto di giudizi errati, fondati questi giudizi su apparenze, su dicerie, su falsi presupposti, ma anche se ci dovesse essere queste cose, noi non possiamo mancare di gentilezza e di amore gli uni verso gli altri. Anche quando dobbiamo riprendere un fratello e richiamarlo a più saggio consiglio o migliore comportamento, dobbiamo usare il miele. Diceva San Francesco di Sales che si prendono più mosche con una goccia di miele che con 100 chili di pietra, oppure di aceto. Usiamo il miele dell'amabilità nei nostri gruppi e allora saremo veramente figli di Dio. Allora fruttificherà lo Spirito Santo nei nostri gruppi e i nostri gruppi saranno asilo della pace, della gioia, della bontà. Allora sarà il Signore a rendere ilari i nostri volti, allora la gioia regnerà nei nostri cuori, regnerà anche nei nostri gruppi e noi possiamo presentarci agli uomini come uomini che fruttificano nello Spirito Santo. Oggi nel mondo c'è bisogno di bontà, c'è bisogno di benignità, di amabilità, di dolcezza e dobbiamo essere noi a portare questa bontà, questa benevolenza, questa dolcezza, trattandoci bene gli uni gli altri e facendo dei nostri gruppi, gruppi animati dallo Spirito Santo, gruppi dove rifugge la bontà di Dio e la benignità del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli, gli uni verso gli altri, misericordiosi,
perdonandovi a vicenda come Dio ha fatto con voi in Cristo. Ecco, sono parole che dobbiamo ricordare sempre. E dobbiamo in questo imitare Dio. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nell'amore, come figli amati dal Signore. E allora vogliamo essere figli carissimi di Dio, dobbiamo essere benevoli gli uni verso gli altri. E dobbiamo evitare le maniere aspre, le parole offensive, ogni espressa, ogni parola cattiva non esca più dalla vostra bocca. Ricordiamo questo testo agli Efesini e cerchiamo di metterli in pratica nei nostri gruppi per essere così imitatori dell'Altissimo e benevoli gli uni verso gli altri come Dio è benevolo verso di voi. E adesso preghiamo, oh Signore, noi ti preghiamo in questo momento, tu sei buono, la tua bontà risplenda su di noi. Ti chiediamo, Signore, che la tua bontà penetri dentro i nostri cuori e che noi siamo buoni come tu sei buono. Siamo buoni nei pensieri, nei giudizi verso il prossimo. Siamo buoni nelle parole, siamo buoni nelle opere. Siamo accoglienti come tu sei accolto, accoglienti gli uni negli altri. Signore, fa che nell'umiltà profonda, non valutandoci più negli altri, e nell'amore noi maturiamo la bontà, la benevolenza reciproca, la socievolezza, la familiarità, l'amabilità, l'affabilità. Ti chiediamo, Signore, che nei nostri gruppi regni sovrana questa benignità gli uni verso gli altri, come tu sei stato benigno con noi e continuamente sei benigno con noi, fa che noi siamo benigni gli uni verso gli altri. Non siamo indulgenti verso il peccato, ma siamo indulgenti verso colui che manca, perché tutti siamo esposti a peccare. Come tuo Signore sei benigno e misericordioso verso di noi, lenta l'ira, fa che anche noi siamo benigni e misericordiosi verso i nostri fratelli. Tu ci hai detto di essere chiamati figli dell'Altissimo in misura che noi usiamo misericordia. Siate misericordiosi come io sono misericordioso. Signore, fa che il tuo casetto, cioè la tua bontà, si estenda su di noi, in modo che tu, che sei il grande casit, abbi dei figli che si possono chiamare casidini. Noi siamo e vogliamo essere i tuoi casidini, i tuoi benigni, i tuoi benevoli, i tuoi misericordiosi, perché tu sei un Dio buono, benevole e misericordioso. Amen. Thank you.
questo testo. Prendo la lettera agli Efesini. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, zelo, ira, clamore e maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli, gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha fatto con voi in Cristo. Ecco, sono parole che dobbiamo ricordare sempre. E dobbiamo in questo imitare Dio. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nell'amore, come figli amati dal Signore. E allora vogliamo essere figli carissimi di Dio, dobbiamo essere benevoli gli uni verso gli altri. E dobbiamo evitare le maniere aspre, le parole offensive, ogni espressa, ogni parola cattiva non esca più dalla vostra bocca. Ricordiamo questo testo agli Efesini e cerchiamo di metterli in pratica nei nostri gruppi per essere così imitatori dell'Altissimo e benevoli gli uni verso gli altri come Dio è benevolo verso di voi. E adesso preghiamo. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento. Tu sei buono, la tua bontà risplenda su di noi. Ti chiediamo, Signore, che la tua bontà penetri dentro i nostri cuori e che noi siamo buoni come tu sei buono. Siamo buoni nei pensieri, nei giudizi verso il prossimo. Siamo buoni nelle parole, siamo buoni nelle opere, siamo accoglienti come tu sei accolto, accoglienti gli uni negli altri. Signore, fa che nell'umiltà profonda, non valutandoci più negli altri, e nell'amore noi maturiamo la bontà, la benevolenza reciproca, la socievolezza, la familiarità, l'amabilità, l'affabilità. Ti chiediamo, Signore, che nei nostri gruppi regni sovrana questa benignità, gli uni verso gli altri, come tu sei stato benigno con noi e continuamente sei benigno con noi, fa che noi siamo benigni gli uni verso gli altri. Non siamo indulgenti verso il peccato, ma siamo indulgenti verso colui che manca, perché tutti siamo esposti a peccare. Come tuo Signore sei benigno e misericordioso verso di noi, lenta l'ira, fa che anche noi siamo benigni e misericordiosi verso i nostri fratelli. Tu ci hai detto di essere chiamati figli dell'Altissimo in misura che noi usiamo misericordia. Siate misericordiosi, come io sono misericordioso. Signore, fa che il tuo chesedo, cioè la tua bontà, si estenda su di noi, in modo che tu, che sei il grande chesed, abbi dei figli che si possono chiamare chesedim. Noi siamo e vogliamo essere i tuoi chesedim,
i tuoi benigni, i tuoi benevoli, i tuoi misericordiosi, perché tu sei un Dio buono, benevole e misericordioso. Amen. Amen.